un attimo anche le emozioni dell'esordio. Sicuramente è un'emozione molto forte. Sono penso emozioni che ricorderò per tutta la vita, insomma. Come vi ha, diciamo, motivato, stimolato, così possiamo dire, il mister per questa gara con lo Spezia, che comunque ci arrivavate anche in condizioni un po' di emergenza, soprattutto voi, diciamo, voi che approcciavate questa gara contro una formazione forte come lo Spezia? Ma sicuramente già in allenamento il mister ci ha caricato, insomma, e io penso che lavorando così come stiamo facendo, piano piano porteremo a casa dei risultati buoni, a differenza con le domeniche, insomma, esatto. Un po' la concorrenza adesso in difesa, sono arrivati i giocatori del calibro di Lanzaro e Contini. Ma io penso che è meglio, così ti aiuta sempre a stare sul pezzo, a non mollare niente durante gli allenamenti. Poi per il mister è lui che fa le scelte, insomma. Uno cerca di allenarsi, di stare al meglio per mettere in difficoltà. Quando ti ha detto che saresti sceso in campo per il primo minuto? Ho detto sabato, quando lui di solito la formazione. Quanto vi luce il fatto comunque di aver perso una gara che già col pareggio, ecco, che stava stretta e di aver subito gol in pratica in due tiri forti, in effetti, con pace di gol, quindi. Sicuramente comunque sono... Comunque avete fatto una gara corta, avete comunque tenuto bene fino alla fine. Sono sconfitte che sono dure, diciamo, da digerire, come dici tu, perché abbiamo dominato la partita, però non abbiamo portato a casa nessun punto. Come dicevo prima, dobbiamo lavorare e cercare di limitare al minimo gli errori, insomma. Hai fatto riferimento agli errori, con ci spieghi un po' il secondo gol, come si è strutturato? Vabbè, il secondo gol penso... Ma chi l'ha fatto fallo, tu o Vitale? Insomma? Ma c'è stato io ho tirato un po' la maglia, poi non so, pure Vitale mi ha detto che lui l'ha toccato con quel piede, se... non lo so di preciso perché sinceramente neanche l'ho rivisto. Però vabbè, alla fine è successo quello che è successo. Dove ti vedi meglio in una difesa a 3 o a 4? Ma io ho giocato quasi sempre a 4, però pure nella difesa a 3 non mi dispiace, insomma. Ti spiega anche, diciamo, il fatto che comunque ogni po' di strada, ogni mercato invernale si parla per il tuo così è arrivato quest'anno, un po' di ritardo. Ma che io sappia c'era Di Somma, che era il mio estimatore, insomma, da molti anni, e dato che lui era qui si faceva il mio nome. Poi quest'estate c'è stata la possibilità di venire qui a Castellammare e sono contento di questo. Domenica Reggio, una squadra che comunque si è rinforzata anche da ieri, qualche acquisto importante, come ha fatto anche l'estate l'ultima settimana. Ma io penso che in Serie B tutte le partite sono difficili. L'importante è fare avere l'approccio che abbiamo avuto l'approccio sabato, così te la giochi con tutti. Invece dal punto di vista anche della tifoseria, che è andato assorbendo, comunque voglio dire, c'era un pubblico non certo numeroso come qui, cosa diciamo? Dice che l'arma in più a Castellammare. Non ho capito. Dice che l'arma in più il pubblico, quindi è costato. Sicuramente il pubblico aiuta molto. A differenza di Sorrento, che c'erano quelle 200-300 persone a domenica. Avere una curva così importante che ti sostiene è bello. Buonasera. Come hai vissuto quest'estate, William? Diciamo, dovevi andare lì, poi ti sei allenato, ti sei stato presentato, hai giocato nel frattempo. Sì, credimi. Alla fine è stata un'estate dove per me è stata, credimi, veramente tranquilla. Nel senso che nonostante le voci di mercato, che è normale, continuamente potevano girare, io mi sono sempre allenato come se comunque dovessi rimanere qui, infatti alla fine sì. È successo così comunque. Felicemente, molto contento, è successo così, perché poi dopo vedi, nelle prime due partite di campionato, nonostante il calciomercato fosse aperto, il mister comunque mi ha fatto entrare entrambe le volte, quindi ho cercato di lavorare bene, come ho sempre fatto, e niente, continuerò a farlo. E io quest'anno, ecco, vedremo quest'anno, rispetto all'anno scorso, che comunque sono arrivati giocatori anche nell'ultima settimana importanti, soprattutto in difesa, Sforzarella.
concorrenza al centrocampo. Sì, è una bella Juve stabile, comunque secondo me anche quest'anno, come era l'anno scorso, anche quest'anno, dove probabilmente ancora di più rispetto all'anno scorso c'è un mix fra giovanissimi e giocatori di esperienza, come hai detto te. È normale che questi ultimi arrivi ci danno, come posso dire, altro conforto, perché comunque l'esperienza in un gruppo così giovane aiuta sempre, quindi per l'amore del cielo sono benvenute e sono sicuro che ci aiuteranno a far bene. Perché diciamo c'è stata questa metamorfosi? Male a Pescara, però benissimo sabato. Lo si è spiegato prima. Ma chissà, sicuramente, non per dire, anche Pescara è comunque una bella squadra, però non è assolutamente una giustificazione, dove purtroppo abbiamo tappato in piena Pescara, si è visto, quello ne siamo consapevoli. Però penso che la cosa positiva sia stata comunque la reazione immediata di sabato, dove abbiamo visto tutti che siamo stati comunque una squadra che ha espresso un bellissimo gioco, sia dal punto di vista della qualità delle occasioni, anche dal punto di vista fisico, perché comunque abbiamo corso dal primo all'ultimo minuto. E che dire, c'è l'amaro in bocca per non aver portato comunque a casa un punteggio che secondo me doveva essere pieno, però è normale, siamo arrabbiati con noi stessi in positivo, perché tu dici giochi una gara così, in Serie B non hai molte, comunque, cioè le occasioni che crei devi concretizzare, non puoi permetterti di tapparle, perché purtroppo, come abbiamo visto, poi dopo i primi errori che fai, gli unici due errori diciamo che fai, poi dopo ti puniscono. Quindi niente, dobbiamo ripeterci comunque secondo me nella gara successiva e, come ha detto prima Francesco, ci siamo rimessi a lavorare per farlo, secondo me. Senti, hai visto magari l'azione anche di gol alla mezzalinea? Io non l'ho rivista in TV, però da quello che mi hanno detto, adesso non vorrei dire, era buono il gol, da quello che mi è stato detto. Io sinceramente non l'ho rivista, quindi a maggior ragione c'è comunque il rammarico di un gol valido, però è normale, ci sono gli arbitri che possono comunque sbagliare, pazienza. Anche dal punto di vista del centrocampo, rispetto magari all'anno scorso, c'è molta più scelta del mister, no? Sì, ma io penso che in un calendario di Serie B così vasto, così lungo, dove fra poco, adesso verso fine mese, metà mese, ci sarà un altro turno infrasettimanale, sì. Una rosa ampia e competitiva ti permetterà comunque anche al mister di fare ulteriori scelte, ci mancherebbe altro. Poi dopo sappiamo benissimo che la competizione sana aiuta, secondo me, il gruppo comunque sia nel fare le cose, quindi ben vengono, ci mancherebbe. Invece le tue aspirazioni per quest'anno? Le mie aspirazioni di quest'anno sono sempre quelle di, come ho detto, in primis di noi tutti dobbiamo avere un obiettivo, che è quello di aiutare comunque la squadra, che viene chiamato 42 su 42, 1 su 42, almeno io la penso così. Normale, l'obiettivo è sempre quello di giocare di più, penso che quello è l'obiettivo di qualsiasi giocatore e niente, però assolutamente quello di fare comunque penso i 50 punti della salvezza il prima possibile, quello è l'obiettivo che deve essere di tutti. Però hai notato quello magari questo calciomercato, ad esempio, anche le squadre che sono state promosse, sì, hanno fatto un mercato importante magari rispetto agli altri anni, di quella linea che prende 10 giocatori diciamo di qualità. Sì. Beh, Parma, lo stesso Carpi, cioè se non lo so, quasi tutti di sotto, no? Perché comunque... Forse anche per il fatto di aver fatto la gara, secondo te? Sicuramente sì, anche perché poi dopo si sa benissimo, questo è un campionato veramente lungo e comunque competitivo. Cioè abbiamo visto gli ultimi anni, togli casomai le squadre, vedendo l'anno scorso, che poi ogni anno ha la sua storia, vedendo l'anno scorso dove là davanti il Sassuolo ha viaggiato veramente alla grande e di dietro alla fine è successo che avevamo fatto neanche i playoff, lì nel mezzo comunque si è lottato tutti allo stesso passo, quindi è normale che le squadre si attrezzano, soprattutto anche questi ultimi giorni, come è successo per tutti.